Uè funghetti, un messo da mino e ben ritrovati nella Minecraft Best Build. Oggi andremo a fare una bellissima base per 8 persone con tutto il necessario per sopravvivere. Non voglio aggiungere altro e iniziamo! Come vedete ci sono due basi, ma questa qua poi la faremo e ora passiamo a questa! Come avete visto ragazzi, oggi ho optato dopo una base medievale e un'altra medievale, oggi andiamo a fare una moderna. La base, il perimetro esterno è 26, questo qua, per 17, ok? Quindi 26 per 17. E dentro lo facciamo in questo modo. Come vedete, guardate qua, contiamo insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mettiamo un pezzo di terra, un blocco di terra. Poi 1, 2, 3, un altro blocco di terra e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi, avendo come riferimento questi due blocchi di terra, andiamo uno in dentro e mettiamo un altro. Poi, io qui ho messo la andesite perché, almeno vedete, mi do una base per il palazzo che verrà. Che questo qua è il contorno del palazzo, il perimetro del palazzo dove ci sono 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, che qui ci saranno delle scale ma le mettiamo dopo. E invece il perimetro del palazzo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, due in meno del perimetro, quello più esterno. E invece un lato, dicevo, è 15 e l'altro è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi questo è 15 per 11. E poi il restante, mettendo dietro i mattoni in questo modo per tagliare, ci sarà il giardino interno, ma quello lo facciamo più tardi. Ora iniziamo a costruire. Andiamo a mettere nel perimetro del palazzo un blocco di mattoni di pietra e seguiamo tutto, quindi facciamo tutto il contorno. Ecco fatto, ora andiamo a prendere lastre di roccia e lastre di quarzo e andiamo a metterle così, una lastra di roccia, una di quarzo, roccia, quarzo, roccia, quarzo, roccia, quarzo, roccia, quarzo e andiamo a fare un pavimento a forma di scacchiera, ovvero dove c'è la lastra di roccia ci mettiamo la lastra di quarzo davanti e così via, ok? E riempiamo tutto ed ecco qua il nostro pavimento. Ora andiamo a prendere la terracotta blu, quindi questa qua, e contiamo 3 da un angolo, andando verso appunto il centro del lato. 1, 2, 3. Da qui mettiamo 1 e alziamo di 3. 2, 3. Poi continuiamo. 1, 2 e 3. Quindi 4. E facciamo un appunto 4x3 in questo modo. Poi qua mettiamo 1, quindi qui in mezzo ci starà la porta e qui rifacciamo 1, 2, 3, 4 per 3. Ed ecco la prima facciata e poi con il vetro bianco facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e qua alziamo di 3. Poi altre 3, 1, 2, 3, qui alziamo ancora di 3 e poi invece dietro lo tappiamo tutto, quindi qui non ci sono più interruzioni, quindi è sempre il solito materiale, ovvero, ripeto, la terracotta blu, e colleghiamo all'altro lato. In quest'altro lato ripetiamo quello che abbiamo fatto dall'altra parte col vetro. Ovviamente il vetro io l'ho messo solo basso, ma bisogna alzarlo di 3 anche, quindi qui mettiamo 3, poi facciamo così, ed ecco qua la prima parte del nostro palazzo. E ora andiamo alla seconda. Come seconda cosa bisogna andare sopra a tutto quello che abbiamo costruito finora e mettere due blocchi di terracotta bianca. Usiamo la terracotta perché va bene che i colori sono meno belli del calcestruzzo, però in questo caso servono per dare quel tocco in più. Ho provato anche col calcestruzzo, quindi con colori un pochino più accesi, però non dà la solita cosa. Quindi per una volta la terracotta ci piace come blocco per costruire e la usiamo. Ecco qua il perimetro fatto con la terracotta bianca e sopra mettiamo, contando sempre 3 da un angolo, 1, 2, 3, facciamo questo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi qui lasciamo 3 e poi qui mettiamo altri 3. Ecco qua, questa cosa qui. Poi invece nel lato
nel lato, mettiamo 1, 2, 3 e contando 3, 1, 2, 3, ok? Quindi questo, diversamente da sotto, è quello che facciamo al secondo piano. Quindi, ripeto, contando da un angolo, 1, 2, 3 e alziamo su al quarto. Poi facciamo 1, 2, 3 e alziamo al quarto un altro di 3. Ok? Benissimo. E invece dietro mettiamo come la facciata davanti, ovvero 3. Vedete, basta che andate davanti a dove avete fatto il 3x3 di terracotta blu e lo rifate. Ovviamente in mezzo a tutti questi spazi io ci metto il vetro bianco. Se ovviamente non vi torna qualcosa, mi raccomando, scrivetemela nei commenti e sarò felice di rispondere a tutte le vostre domande. Quindi se avete dei dubbi, esponeteli pure. Ecco qua il secondo piano, benissimo. Ora, al terzo, bisogna fare semplicemente la solita cosa che abbiamo fatto qua, ovvero un altro piano uguale con due blocchi di terracotta bianca. E poi sopra i soliti, il solito vetro bianco uguale a questo, la solita terracotta blu uguale a questa. Ecco qua anche il secondo piano. Ora per l'ultimo passaggio bisogna sempre fare i due blocchi di terracotta bianca che vanno a tappare l'ultimo piano fatto. E sopra mettiamo le lastre di quarzo in questo modo e quindi ora completiamo tutto il perimetro ed ecco qua la base per il nostro palazzo. Ora per finire l'esterno dovete andare a mettere i mattoni di pietra dove c'è nelle fondamenta l'andesite, quindi 1 2 3 4 5 e davanti mettete gli scalini. Ok, perfetto. Ora nei blocchi di pietra esterni, questi due, mettete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 blocchi di pilastro di quarzo. Quindi i pilastri alti 17, quindi anche di qua. Poi prendete il blocco di quarzo e dove c'è la terracotta, quindi quella bianca, e andate a mettere il blocco davanti che unisce i due pilastri di quarzo, quindi ne mettiamo uno, poi ne mettiamo due. Invece al terzo, quindi qua davanti, mettiamo gli scalini, quindi 1 2 3 1 2 3 e poi continuiamo, quindi ancora 1 2 e 3 e 1 2 e 3. Perfetto, e facciamo quattro file di tre scalini. Per chiudere mettiamo uno scalino rivolto verso l'esterno e un altro scalino rivolto verso l'esterno in questo modo. In mezzo mettiamo i blocchi di quarzo e sopra di essi mettiamo due scalini uguali a quelli di prima e in mezzo un altro blocco di quarzo. Ora passiamo all'interno e andiamo a fare il pavimento interno del primo, del secondo e della terrazza. Mettiamo il blocco di quarzo a livello del blocco di terracotta bianca più basso che incontriamo, quindi in questo caso questo. Poi uguale al pavimento quello del secondo piano, questo qua è uguale a quello della terrazza. Ok? In questo modo. E quindi ora completiamo tutti i pavimenti. Ecco qua il perimetro del pavimento e per completarlo in mezzo mettiamo la lastra di quarzo e non il blocco intero. Eccoci qua con il primo pavimento finito, ma anche gli altri poi li vedrete. Ora bisogna andare a fare le scale per salire nel nostro hotel e quindi partiamo dal blocco, guardando internamente la porta che abbiamo fatto precedentemente, andiamo a un blocco a sinistra e da qui contiamo 1, 2, 3, 4 e dal quinto mettiamo le scale. Poi dietro mettiamo una lastra, poi le scale, poi una lastra, poi le scale e salendo, vedete, andiamo a levare blocchi appunto dove bisogna inserire le scale. Ed ecco qua la prima scala per salire al primo piano. Per andare al secondo facciamo partire la scala da 1, 2, 3, dal quarto blocco che c'è dal muro. Quindi 1 e lastra, 2 e lastra, 3 e lastra, 4 e lastra e andiamo a mettere, levando questo, il quinto. Ok, ed ecco qua, vedete, siamo arrivati al secondo piano e ora ripetiamo anche qua
la solita cosa, quindi dal quarto blocco si va su. Perfetto, fatte tutte le scale, torniamo al primo piano e dal blocco questo qua accanto, quindi seguendo le scale a destra, tiriamo il muro che servirà per separare le nostre stanze. Ed ovviamente, ragazzi, dove il muro tocca il soffitto bisogna mettere una lastra di quarzo per appunto chiudere i buchi che si vengono a creare. Quindi in quella striscia lì ci saranno non le lastre ma i blocchi di quarzo. Fatto un muro, facciamo anche l'altro, ovviamente dove, come da questa parte, dove finisce la finestra, quindi in questo punto. Quindi tiriamo e facciamo anche l'altro muro, tappando sempre i buchi che si vengono a creare con le lastre di quarzo. Perfetto, ecco qua il nostro corridoio e possiamo anche creare una porta. Come vedete ci sono tre blocchi dal muro alle scale. Nel blocco in mezzo, appunto, lo leviamo, leviamo due blocchi e sarà la nostra entrata alla stanza. Quindi facciamo lo stesso anche di qua. Benissimo. E qua... accanto alle scale, dall'ultimo gradino che appunto tocca il pavimento del primo piano o degli altri piani, mettiamo il vetro grigio chiaro. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, quindi 5 blocchi di vetro chiaro, 5 lastre. Ora, tutto questo procedimento che abbiamo fatto finora lo ripetiamo anche al secondo piano. Ora, per abbellire un pochino questo corridoio, prendiamo gli scalini di quarzo e accanto al blocco, quello dove c'è la porta, quindi seguendo la porta a sinistra, mettiamo degli scalini di quarzo rivolti verso il basso. Sopra andiamo a prendere la staccionata di abete. Poi prendiamo il vaso, poi prendiamo ovviamente il ramoscello d'abete, che ragazzi sapete che io lavoro solo con quello. Prendiamo la lanterna marina e prendiamo lo stendardo bianco, eccolo qua, stendardo bianco, perfetto. Facciamo così, quindi mettiamo la staccionata di abete nello scalino in mezzo, mettiamo sopra la lanterna marina, mettiamo stendardo bianco e stendardo bianco per fare una lampada e accanto mettiamo vaso e ramoscello d'abete, vaso e ramoscello d'abete, eccolo qua. E questa cosa qua la ripetiamo anche al secondo piano. Ovviamente, come possono mancare le porte, mettiamo quelle di ferro, perché ovviamente ragazzi è tutto moderno, quindi mi raccomando, porte in ferro. Torniamo fuori perché dobbiamo fare l'ultimo abbellimento, ovvero questo. Prendiamo gli scalini di quarzo e sul blocco, quello più basso della terracotta bianca, li mettiamo in questo modo, guardate, vedete che fanno tutto il contorno del nostro albergo, del nostro palazzo. Ed eccoci qua, fatto. Invece nel primo piano e nel secondo piano ci mettiamo le lastre in questo modo. Come abbiamo fatto con gli scalini di quarzo, le facciamo anche con le lastre tutto intorno. Al secondo piano ci mettiamo uno scalino rivolto verso l'esterno e poi le lastre tutto intorno, spacco tutto. Via. Ovviamente arrivati dall'altro lato mettiamo anche qua uno scalino rivolto verso l'esterno. Ed ecco qua la facciata del nostro albergo tutta finita. Ora bisogna tornare dentro e fare le camere. Ed eccoci qua dopo aver fatto le camere. Eccole qua, due quadri per ovviamente rallegrare un po' le pareti e per rallegrare la zona letto, diciamo, due letti, quindi sono ragazzi camere doppie, quindi quattro camere con due posti, sono bravissimi, 8 posti, quindi scegliete bene il vostro compagno di stanza. Una bella bara dell'end per fare la luce, con sotto due librerie e un vaso che rallegra anche qua, diciamo, la vista esterna. Che bella quella base! Un baule dove tenere le proprie cose, una bella pianta fatta con foglie di abete e barra dell'end e delle librerie alte. Le stanze sono uguali, cambiano solo i quadri, quindi ovviamente cercate anche voi se volete, questa è una base. Mi raccomando, abbellite a modo vostro. Io ho messo solo queste cose come idea di come fare una stanza moderna. Per dare luce alle scale, mettiamo qua,
una barra dell'end, così laggiù c'è la lanterna e qua dietro ci sono appunto le barre, e la mettiamo anche sopra in questo modo. Ok, fatto. Aggiungiamo poi, come vedete ci stanno benissimo, dei pistoni che sono stati tirati su con appunto, come vedete, un blocco di redstone oppure anche una torcia di redstone, quello che volete, e poi degli scalini di legno di abete. Passiamo alle ultime cose interne. Innanzitutto, come vedete, è buio, bisogna mettere un po' di luce, quindi attenzione bene, dall'angolo quello interno del pavimento andare 1, 2, 3 e 4, sì 4. Puoi contare 1, 2, qui bucare anche sotto, mettere il blocco di redstone sopra la lampada di redstone. Se non vi piace la lampada di redstone messa in questo modo, metterci anche un tappetino sopra così si vede di meno. E fare la solita cosa dall'altra parte, ovvero qua. Perfetto, è molto più illuminato, però vedete ancora qua dietro deve essere illuminato. Poi mettiamo 3 fornaci, poi ci mettiamo la cornice, poi lastra di mattoni che giriamo, lastra di mattoni che giriamo, lastra di mattoni che giriamo, e poi uno stendardo, mettiamo quello grigio chiaro, vai, quello grigio chiaro che dovrebbe starci benissimo. Oh, eccolo qua, perfetto. Poi mettiamo qua un blocco e poi vediamo un po' qua sotto cosa possiamo fare. Possiamo levare questo, mettere i blocchi così, ok, per dare un po' un senso di divisione della cucina. Poi qua sotto mettiamo questo, questo qui ragazzi è improvvisato, un po' tanto improvvisato. Mettiamo così, tipo ta, ta, oh, così, benissimo. E mettiamoci davanti uno standard, almeno si vede di meno. E qui ci mettiamo una botola, vediamo un po'. Da sopra vediamo un po' se sotto si può fare. Ok, perfetto. Un po' esterna, ragazzi, non interna, non interna. Interna se ci può stare così, no, così è brutto. Ok, e anche di là. Perfetto. Il bancone qui davanti lo facciamo con il quarzo, tipo penisola. Però qua, vediamo un po', mettiamo così. Ta. La penisola che finisce e qua una bella botola. No, la botola no. Ok, no, solo così. Perfetto, si passa. E qua c'è tutta la roba da cucinare. Benissimo, no, ci sta. Si può mettere anche forse una cappa, tipo in questo modo. Qui dove si finisce sopra, ok, perfetto. Qui è tappato, si può mettere così. Oh, meglio, no? Molto meglio. Benissimo, allora, qui la cucina l'abbiamo fatta. Sì, perfetto, qui ci possiamo, se vogliamo mettere, guardate ragazzi, se vogliamo mettere un antro, vediamo un po', qua sotto così, qui ce l'abbiamo, rimettiamo questo, andiamo fuori a prendere un pistone e lo mettiamo anche qui, se volete c'è anche questa possibilità, ta, un altro banchettino qui. Anzi, se vogliamo, guardate, come vi ho detto, questo è tutto improvvisato, infatti come sapete mi piace improvvisare a volte. Mettiamo anche queste cose qua, che fuori non potevamo fare perché mi sembra che non si poteva. Si può. Cominciamo sempre col solito bancone che arriva fino in fondo, però qua esattamente si stoppa. Perfetto, e ci lascia passare. Ottimo, allora qui io farei però una porta, quindi tipo 1, 2, qui 3, perfetto, che va fuori. Ottimo, ci sta. Qui possiamo mettere delle librerie con un vasetto qua e anche un vasetto qui, sì. E delle librerie anche qua giù. Perfetto, sì, ci può stare. Qui mettiamoci il nostro ramoscello d'abete. Perfetto. Io metterei qua, come dall'altra parte, davanti alla lampada di redstone, il pistone con i due scalini. Quindi uno di qua e uno di qua. E ovviamente i cartelli in questo modo. E se vogliamo fare i fighi, mettiamo anche qua delle bellissime piante. Oh,
Ma guarda che bello. Oh, attenzione, aspettate un attimo. Qui manca la porta. Non avevo messo la porta qui. E come ultima cosa vi faccio vedere che abbiamo fatto un bellissimo magazzino sul terrazzo. Ho detto, ma perché devo scavare sotto casa? Cioè, utilizziamo la terrazza come magazzino, ovviamente anche inserendoci il portale del Nether, così ce l'abbiamo sulla terrazza invece di avercelo fuori casa o dentro casa. E per fare luce utilizziamo queste lanterne con delle botole che tappano per far vedere che non sono lanterne e un tappeto bianco. Ma non è finita qua, perché andiamo a vedere anche come abbiamo fatto il giardino esterno, ovvero abbiamo messo ai lati angurie e zucche in questo modo. Ho messo una staccionata e i fiori da questa parte, così almeno nascono solo da questa. E in mezzo ho messo, come vedete, le lanterne sotto per fare luce e l'acqua per appunto irrigare il terreno. E da quest'altra parte carote, patate e grano. E per abbellire dei bei calderoni pieni d'acqua con delle botole di ferro. Bene funghetti, il video finisce qua, spero di essere stato chiaro. Mi raccomando, usate i commenti sotto in maniera idonea, ovvero fate tutte le domande che volete su questa nuova struttura, e le altre strutture della Minecraft Best Boy le trovate in descrizione nella playlist. Quindi se avete voglia di costruire ancora, date un'occhiata alle mie creazioni. Ci vediamo nella prossima puntata e mi raccomando, votate sia sotto nei commenti che nel sondaggio che lascerò sopra quale nuova base volete per la prossima volta. Abbiamo fatto la base da 4, da 6 e da 8 giocatori. Io direi, suggerimento mio, che una base da 2 giocatori non guasterebbe, ma anche da 5 o da 10 male non fa. Da mine è tutto, ciao funghetti.